Le vitamine sono importanti nel tuo allenamento? Ma vediamo tra 5 secondi. Benvenuti a tutti sulla mia pagina Scienze dello Sport, sulla Scienza in Palestra, Nuoto 24, Performance Lab Aerogene, per le dirette che riguardano solo studi scientifici nuovi, utili da portarci a casa. Oggi parliamo di questo. Parliamo di vitamina D per atleti, rischi o benefici, l'impatto della vitamina D sulla performance degli atleti potrebbe influenzare la funzione del tessuto muscolare, la sintesi proteica e le lesioni. Ne abbiamo parlato anche in altre dirette, però l'argomento è interessante, soprattutto i membri della Sports Science Academy si stanno anche fortemente focalizzando su questi aspetti della nutrizione, guardando le evidenze scientifiche. Questo non vuol dire però poi fare le diete ad altri, significa che noi dobbiamo avere la consapevolezza di quello che accade nel nostro organismo quando facciamo attività fisica. Se però capiamo che c'è qualcosa che possiamo migliorare, andiamo da un nutrizionista e vediamo di risolvere il problema. La review di oggi è presentata da Alberto Bazzu della Sports Science Academy. Buongiorno a tutti. La review da me scelta, Vitamin D and the Athlete, Risk, Recommendation and Benefit, oltre a enunciare le innumerevoli funzioni che la vitamina D ricopre all'interno del nostro organismo, tratta del ritrovamento di un recettore della vitamina D all'interno del muscolo. Questo ritrovamento sembra avvalorare l'ipotesi che la vitamina D ricopra un ruolo importante in tutte le funzioni muscolari stesse, tra cui anche la performance sportiva. Un dato da tenere in considerazione è che oltre il 77% della popolazione mondiale è deficiente in vitamina D. All'interno di questa popolazione bisogna comprendere anche quella di tutti gli atleti. Molti di questi per gran parte dell'anno si allenano in condizioni indoor. Pertanto, sulla base di questi dati e con l'aiuto di un medico, è importantissimo tenere sotto controllo i livelli di vitamina D dei nostri atleti. La dose giornaliera raccomandata, secondo le ricerche scientifiche, è di 45 nanogrammi per millilitro. Grazie. Grazie ad Alberto, che è stato anche preparatore di molti atleti che hanno fatto anche le Olimpiadi. Allora, l'importante è proprio una delle cose che ha detto, ovvero questo recettore della vitamina D, questo VDR in letteratura scientifica, che si è trovato nelle cellule muscolari. Nelle fibre muscolari sia bianche che rosse, quindi si è visto che l'influenza è sia sugli aspetti neuromuscolari, tant'è che infatti a livello poi nel clinical trial, nel trial medici, si è visto che un deficit di vitamina D può essere influenzato, può influenzare anche la deambulazione, così come nei trials invece fatti su atleti si è visto che un deficit può influenzare anche il meccanismo aerobico e il ciclo di Krebs. Quindi questa presenza di questo recettore nella cellula del muscolo ci ha fatto pensare, non a noi ma ai ricercatori, che ovviamente la vitamina D è fondamentale nel metabolismo energetico e quindi tutto quello che riguarda l'attività fisica. La vitamina D è vero che d'estate teoricamente aumenta perché viene attivata dall'esposizione al sole, ma come abbiamo detto più volte e ripeteremo, non è sempre così, perché ovviamente bisogna avere un'esposizione abbastanza importante al sole per almeno un'ora prolungata e con 2/3 della superficie corporea esposta al sole, quindi non tutti hanno questa capacità di farlo. In ogni caso è bene farlo capire, la vitamina D deve arrivare dalla nutrizione, quindi se avete chiaramente un deficit di nutrienti, ovvero pesce grasso, salmone, uovo, tuorlo, d'uovo, non albume e da altri, ad esempio altri certi tipi di frutta ed altro, andate a verificare comunque anche su internet quali sono i cibi che contengono vitamina D. Se vedete che già insomma nella vostra dieta non sono tanto presenti, beh allora eventualmente potrebbe esserci un condizionamento dato da questo deficit. Grazie alla Sports Science Academy, puoi anche commentare, risponderemo durante la giornata anche in questa diretta. Ci sentiamo domani con un nuovo studio scientifico. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sports Science Academy.